In soli 3 anni il Movimento 5 Stelle, fondato da Beppe Grillo, ha compiuto la sua completa rivoluzione. Da partito antisistema a partito più che sistematico, anzi, qualcosa di più che serve per mantenere ad libitum il sistema, purché non si vada a votare, purché si possa mantenere ancora per qualche mese gli scranni con le relative indennità. Questa è la piroetta e la parabola di chi doveva aprire il Parlamento come una scatola di tonno, ma che poi ha preferito chiudersi all'interno dello stesso Parlamento a doppia mandata con tanto di colla. A tra poco. Cari amici vicini e lontani, benvenuti a questa nuova puntata dello Schiacciasassi da parte di Stefano Elena. Se starete con noi fino alla fine della puntata, vedrete anche come il nostro Domenico La Cava interpreta a modo suo, graffiante ed ironico, la situazione. Sono bastati 3 anni affinché la novità politica del momento, quel Movimento 5 Stelle fondato a suon di vaffanculo da parte di Beppe Grillo, potesse compiere tutta la sua parabola di crescita, successo e di travolgente fallimento politico e soprattutto di mantenimento delle promesse fatte agli elettori. Elettori che credevano di dare al voto a un movimento antisistemico che potesse cambiare le cose dopo 50 anni di più o meno sempre la stessa minestra politica riscaldata e ricucinata, e col risultato che costoro, una volta che sono entrati nel Parlamento, in quel Parlamento che dovevano aprire come una scatoletta di tonno e cambiare, rivoltare tutto come un calzino e quant'altro, ebbene, hanno scoperto che sui broccati, sulle sedie bottite di velluto e di pelle, sugli scranni così comodi e quant'altro, si sta molto bene, soprattutto coloro che sono passati da reddito zero a oltre 100.000 euro lordi all'anno. Qualcosa evidentemente non quadrava, perché già all'inizio, quando si parlava di fare le famose restituzioni, quindi far vedere che il Movimento 5 Stelle era diverso anche negli emolumenti che percepivano i vari rappresentanti del popolo, qualcuno ha abbozzato di buon grado pagando il contributo, salvo dopodiché, pian pianino nel tempo, dimenticandosi di dare quelle famose restituzioni e incassandole a piè di lista. Troppo bello poter contare su 10.000 euro lordi al mese di entrate. E che succede adesso? Succede che la parabola del Movimento 5 Stelle si completa con l'accettazione a maggioranza dei votanti, invero molto pochi, del famoso 2 per 1000, il finanziamento pubblico dei partiti che i cittadini erogano tramite la scelta sulla dichiarazione dei redditi a favore dei partiti politici. Di fatto il Movimento 5 Stelle si accomuna, si accoda a un qualsiasi movimento democratico, un partito democratico, alla Lega, a Fratelli d'Italia e quant'altri. È diventato un partito come tanti altri, con tanti saluti alla famosa diversità, al famoso, diciamo, diversità che Beppe Grillo degli origini propagandava. E pazienza se il Movimento 5 Stelle ha tradito nei fatti e nella maniera peggiore possibile quello che era il mandato ricevuto da quasi un 30% di elettori italiani. Il Movimento 5 Stelle si è trovato a essere la prima forza politica d'Italia, però una forza politica estremamente eterogenea, sgarrupata, priva di esperienza, tant'è vero che non si contano ormai più quelle che sono state le decisioni totalmente sgarrupate che hanno preso. Pensiamo semplicemente dal fatto che le prime cose che avevano fatto è stato il reddito di cittadinanza, la bandiera del movimento che tentano ancora di difendere nonostante che un giorno sì e l'altro pure sia solamente una fonte di cronaca nera con truffe, maneggi, malversazioni a go-go. E soprattutto col fatto che la povertà non è stata affatto abolita, tant'è vero che sotto il governo Conte 1, Conte 2, anche dopodiché nel Draghi, la povertà in Italia è cresciuta a dismisura, soprattutto da parte di quelle fette di popolazioni che povere non erano mai state, grazie a scelte scellerate compiute proprio dal governo Draghi, dal governo Conte 1 e Conte 2. Ma poi pensiamo semplicemente a tutto il discorso anche del super bonus che loro hanno proposto le ristrutturazioni e le riqualificazioni edilizie sovvenzionandole addirittura al 110% per far sì che la gente ristrutturasse casa dicendo a costo dello Stato.
Bello, bellissimo. Peccato che queste decisioni non abbiano fatto altro che ingolfare la speculazione e soprattutto rallentare grandemente l'attività delle imprese, oltre naturalmente a generare circa 1 miliardo di truffe, cosa che sta venendo puntualmente a galla in queste settimane qua, unitamente a quanto sta già nascendo nelle braccia del reddito del cittadinanza. Ma poi, ve le ricordate tutte le varie proposte che il Movimento 5 Stelle aveva fatto? Ve le ricordate il sostegno al famosi gilet gialli di Francia, con tanto di trasferte in macchina di Di Maio, di Battista e compagnia cantante? Ve le ricordate tutte le varie uscite che avevano fatto per poter portare avanti il discorso della riqualificazione energetica, del spreco, della lotta alla corruzione, del divieto addirittura del doppio mandato per poter assicurare un ricambio degli eletti, del fatto che uno vale uno, però dopodiché a fin fine decidono sempre 3-4 persone al massimo, del fatto che bene o male tutta la politica che è stata portata avanti è stata fatta solamente all'insegna del qualunquismo e dell'opportunismo, del fatto, ve lo ricordate, poi tra l'altro quelle famose uscite di attacco chiedendo addirittura l'impeachment per il Presidente della Repubblica Mattarella, salvo dopodiché trasformarsi nei più ardenti sostenitori dell'operato di Mattarella. Ebbene, c'è di tutto e di più e il suo contrario, tant'è vero che anche, come vedremo dopo, il nostro Domenico La Cava si esercita in una graffiante vignetta. Ma poi, guardando sempre alle cose fatte, costoro lasceranno veramente qualcosa nella storia della Repubblica? Probabilmente no, anzi forse l'unica cosa che verranno ricordati è per essere passati rapidamente dall'apriscatole al saldatore e soprattutto alla colla presa rapida per poter incollare il più rapidamente possibile le loro non auguste terghe alle poltrone del Parlamento. Cari amici vicini e lontani, prima di concludere andiamo a vedere come il nostro Domenico Alcava interpreta questa situazione decisamente italiana. Eccola. Dalle parti del collegio elettorale di Luigi Di Maio e di molti altri c'è un gioco, una specie di trottorina che si chiama lo strummolo, che si tratta di una trottola che si fa muovere con una corda che è avvolta su se stessa e poi viene lanciata. Ebbene, in questa vignetta La Cava vede un fondatore del movimento M5S come Beppe Grillo, che ha la forza del suo vaffanculo, ma in questo caso qua vai Belin, che vuol dire vai cazzo, lancia uno strummolo che raffigura tutte le varie giri di valzer che ha fatto il Movimento 5 Stelle, in particolare impersonato dal suo uomo immagine, tal Luigi Di Maio, rapidamente passato da ministro al lavoro e allo sviluppo economico a ministro agli esteri, ben non sapendo né le lingue, né la geografia, né le politiche sociali, politiche economiche e via dicendo. E infatti vediamo su questo strummolo tutta una serie di faccine di Di Maio con tutte le varie giri di valzer che hanno fatto. No al doppio mandato, che dopo sta venendo fuori, sì al doppio mandato, almeno soprattutto per i vertici del partito. Sì, no al finanziamento dei partiti, ora sì finanziamento. Prima l'impeachment di Mattarella, adesso Mattarella forever. Prima le critiche a Macron, adesso Macron è il miglior presidente per la Francia. E via di questo passo. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata dello Scacciasassi giunge al termine e in attesa che arrivi le salvifiche elezioni politiche per poter fare un po' di pulizia di tutto questo guazzabuglio, intanto vi invito a iscrivervi al nostro canale per darci la forza per andare avanti con questa voce libera, indipendente, fuori e soprattutto fuori dal coro. Intanto da parte di Stefano Elena un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.